Hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrew Link 91 su Inazuma Eleven 3, lampo folgorante, secondo extra per questa serie. Ci troviamo sull'isola dell'Idra per affrontare la Inazuma 3 nel Dream Tournament Match, che dovrebbe chiamarsi Super Torneo Fantastico ora. L'ho già sfidati una volta. Il problema è che il gioco non mi ha registrato l'audio, perché a volte capita che, siccome registro con OBS, quando faccio una nuova scena devo andare a riselezionare il file audio del desktop, che non ho messo ieri. Infatti non mi è registrato neanche l'audio ieri, o meglio, ieri per voi, per me è passato poco. L'audio desktop non l'ho messo neanche per la sfida contro gli angeli, quindi sono quasi un'ora che sto giocando, ho dovuto fare la sfida contro gli angeli, quella non l'ho rifatta perché non si può rifare semplicemente così. Ho fatto una sfida contro la Best of Inazuma 3 e ora devo rifarla un'altra volta. E andiamo allora a fare questa benedetta partita una seconda volta. L'ho vinta 5-0. Quindi anche se stavolta non faccio 5-0, insomma. No, anzi 5-0, ho fatto 6-0. Non 5-0, 6-0. Quindi il livello super già l'ho raggiunto per quello richiesto per aprire lo scrigno d'oro. Quindi dunque in campo sì, avevo poi messo rosso comunque sia, mi interessa molto come giocatore, mi sembra di averlo già detto. E Austin qui, e dovrei mettere te in attacco, ok, perfetto. Vediamo un po' i giocatori della Best of Inazuma 3. Abbiamo Blasi, abbiamo Dolph Hansen, Dolphin, Bobby Shearer, che comunque sia ha una tecnica difensiva B, tuono del vulcano, è tornato inverso anche. Mi stava per fermare la palla, infatti, nella prima partita. Abbiamo Alessio Turchese, Thiago Torres, Rajab, Ismail, Partinus, ok, Afro, dite. O Afrodi, più. Dovrebbe essere Afrodi in giapponese. Bianchi e Chang Su Choi. È un bel team, c'è anche Minion che l'ho saltato perché Minion non mi piace. E cominciamo allora, è molto semplice la partita, non è che richieda grande difficoltà nel gestire la palla, però Bobby Shearer mi ruba palla e quindi niente, l'azione se ne va a quel paese. Allora, Frodi dovrebbe avere salto temporale che viene neutralizzato scaltramente dal nostro Archer. Eccolo qua con attacco volante, che è la versione 3, è la versione massima di evoluzione per quella tecnica. Axel non è in fuorigioco, non è in fuorigioco, ma velo di fuoco vince facilmente. Questi mica come gli angeli, questo è più facile da affrontare. Gli angeli tutti i contrasti vincevano. In quel contrasto ho consumato moltissimi punti, ma non ce l'ho. Non voglio andare in furore, vado con tormenta di fuoco L2, livello 2. Che però dovrebbe essere sufficiente comunque per contrastare la guardia del Colosseo evoluzione 1 di Gigi Blasi. Barriera gigante fa invece. È comunque sufficiente. Beh, un livello 2 contro una semplicissima tecnica. Continuiamo a fare pressing. Cosa volete che vi dica? È troppo semplice superarlo. Ebbene, continuiamo allora. Siamo già 1-0 all'ottavo minuto del primo tempo. Ok, vediamo un po' qua. Flash fotonico. Rubo palla, mi finisco tutti i punti, ma ehi. Almeno ho rubato palla e possiamo passarla a un nostro compagno di squadra. Ah, viene intercettato da Dolphin. Da Dolphin? Sì, ci ho azzeccato. Ah, anche Xavier non ha più punti, ma ragazzi, che combinate? Allora, tu vai qui su Sung Choi. Balena difensiva versione 2 dovrebbe essere più che sufficiente. Oh yeah. Eccolo qua il richiamo, arriva una balena assassina. Probabilmente sono le orche quelle assassine, ma le balene anche ti mangiano. Al limite poi ti sputano, sì, ma capirai. Attenzione, eccolo qua, opla, opla, scatto. Perfetto, lo scatto è riuscito e tiriamo, tiriamo. Pinguino imperatore numero 1. L'ho dato a lui perché è l'unico giocatore che può imparare questa tecnica senza morire. Bella. Bellissima tecnica. Che farà sicuramente gol. Barriera gigante ancora? Non la para. E beh, comunque sia Stanford l'ho allenato abbastanza, quindi è fortino.
Buono. È così. Non esiste. E invece esiste. Ok, allora, vediamo un po'. Loro hanno cambiato portiere, hanno messo Hector. Axel al posto suo, tu al posto suo e tu puoi ancora stare. Continuiamo. Rossono non so se lo userà in questa partita, perché comunque sia è abbastanza deboluccio ancora. È a 45 mi sembra. Potrebbe ancora, potrebbe già essere valido, ma devo assegnargli dell'equipaggiamento e quindi niente per stavolta. Baldena difensiva, ok. Non so se riuscirò a fare tutte le partite del super torneo, perché alcune non mi ricordo proprio dove sono. Alcune davvero non mi ricordo, mi dispiace. Ok, no, aspetta. No, dai, l'ho passata. Scatti infuocato, va bene, ci finiamo tutti i punti. Più o meno. Stavo a 73, meno 40, non è che posso fare tanto altro, eh. Ok, andiamo con la viverna. Drago alato, ma in realtà è una viverna, perché guardate bene, non ha le braccia, ma le ha attaccate alle ali. Bene. È molto forte, dovrebbe fare mano dello spirito o mano suprema, è uguale. La para, la para. Non ci credo! Continuiamo così. Ma mano suprema che non... Mano suprema che non para un drago alato. È assurda sta cosa. Però va bene. Va più che bene. Siamo quasi agli sgoccioli del primo tempo. Usare le tecniche ora sarebbe deleterio. O meglio, inutile. Deleterio è un po' troppo... troppo forte come termine. Invece loro le fanno perché il computer è scemo. Eccolo qua. Nel secondo tempo invece potremmo darci da fare. Di oggetti recuperativi. Che termine? Recuperativi, invece di dire per recuperare. Oggetti per recuperare non ne ho tanti. Anzi, ho solo delle barrette stantie. E sì, anche le barrette possono diventare stantie volendo. Non lo so, do l'ultima barretta oppure faccio recuperare... Andiamo all'ultima barretta. Allora, rimettiamo giusto il roto qui. Poi magari... Aspetta, come sta Kevin? Ok, Kevin è ancora buono. Rimettiamo un attimo il roto, o Xavier, mi viene da chiamarlo il roto. Il roto o Hiroshi lo chiamo, mi piacciono questi due nomi. Non so perché, ma questi due nomi giapponesi sono fantastici. Hiroto è il suo nome, però Hiroshi no. Hiroshi non ha niente a che vedere con lui, però è bello comunque sia. E mi fa scivolata di fuoco Thiago Torres. Ma non fa nulla, Kevin al prossimo... alla prossima pausa verrà sostituito. No, non bastiamo palla, andiamo con doppio tocco. Superando lui dovrei riuscire a farne un altro e superare anche Torres. E avere abbastanza punti per il tiro dalla distanza, che sicuramente Hector parerebbe se provassi a farlo. No. Mi fa suono del vulcano? Suono del vulcano, va bene. Non l'ho voluto fare velo di fuoco perché vorrei evitare... Attenzione però. Baldina difensiva contro volo di Icaro, vince baldina difensiva, ottimo. Così mi porto avanti, passo la palla a Xavier e facciamo un altro gol, si spera. Mano suprema consuma molti punti, ma è molto forte. Però non ha parato un semplice tiro dragualato, quindi... tiro con lui per sbaglio, perché ho visto che non si riprendeva ancora. Mi stavano arrivando i giocatori dietro, era un macello. Quindi ho preferito tirare con lui. Mano suprema, va bene, almeno se la consuma. Ci rimane poco. Neanche per mano di luce X, che mano di luce X consuma 30 punti, mi sembra. Più forte di mano di luce, ma... va bene uguale. Ai ai ai. A Minion? Che è Minion quello, sì. Ah, no, dai! Era troppo alta per Jude, saltava. Beh, beh, allora. Tutte quante troppo alte sono. Gravità massima, grande, vince gravità massima e contrasto. Evoluzione 2, al massimo l'ho portata.
Non so perché, ma mi piace come tecnica. Certo, è un po' una tecnica per alieni e quindi per Xavier, però con lui già flash fotonico, quindi no. Ok, ci siamo. Non ho neanche i punti per scatto repentino, proprio a secco. Calcio delle tenebre. Ho detto, se non faccio 5 gol qui non è una grande perdita, però insomma, per prendere più punti. Fiamma irregolare. Beh, difesa di ferro l'ho portata al massimo, quindi potenziamo anche fiamma irregolare. Lo tocca a me. Ma non è fuori... Ma dai. Chi c'era in fuorigioco? Dei loro. Cioè, loro sono portati avanti per far fare fuorigioco a me. Quale dei loro era? Ok, questa era buona. Sì, l'ho visto. C'era Minion di là. L'ho passata proprio bene. Quindi andiamo con grande fuoco livello 3. Molto potente come tecnica. Pemmete, pemmete. E parapemmete. Big Bang. L'energia esplosiva che ha dato vita all'universo. Secondo me in realtà Big Bang ha dato vita solo alla nostra galassia. E non a tutto l'universo. La Via Lattea, secondo me. Però non è che gli scienziati hanno ragione al 100%, eh. Ognuno è libero di pensarla come vuole. Ed io penso che il Big Bang ha dato vita solo alla Via Lattea, oltre che naturalmente altri Big Bang in altri universi, dato che comunque sia vengono registrate esplosioni continue nello spazio, quindi chi può avere ragione? Gli scienziati, ovvio, sono scienziati, ci studiano. Ci tiro, attenzione però. Percorso del re. No, lo para. Vabbè, non è un portiere alle prime armi lui. Ok, è finita comunque sia. Vedi, non c'è bellezza nella sconfitta. Eh sì, perché una sconfitta, oddio, però una sconfitta può essere bella, però è pur sempre una sconfitta. Bene, sì, infatti, vedete, siamo sull'isola dell'Idra, ma io veramente l'ho usati tutti quanti i biglietti che ho trovato, quindi dovrebbe avermele sbloccate tutte in realtà. Può interrompere, sì. Il prossimo non so se andrò ad affrontare la selezione del mondo, perché comunque sia sono personaggi alquanto strani. Questo qui pure dovrei affrontarlo. Questi cercherò di aiutarmi con qualche soluzione su internet perché non ho idea di dove trovarli. Qui invece che c'è? Un altro robottino. Oh, selezione All Stars, quella che dovrebbe essere la selezione del mondo. Sfidali all'isola dell'Idra. Allora nel prossimo video sfideremo questa squadra, tanto i giocatori sono carichi. Allora possiamo anche concludere qui l'episodio. Bene, Cuggi, come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Naturalmente non porterò solo in Azum Eleven, porterò anche tanti altri video che già ho registrato prima. Sono 4 ore che sto registrando, sono un bagno di sudore nonostante abbia il ventilatore qui a fianco. Ad ogni modo, vi ricordo in descrizione il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.